Buonasera a tutti, un saluto a Video Radio Channel e un ringraziamento ad Area M per avermi ospitato in questo fantastico evento in occasione della mostra inaugurale. E mi chiamo Emanuela Faitelli, il mio brand si chiama Gioielli Evangeline per ricordare un cartone animato in cui c'è una lucciola che si innamora di una stella in cielo. È una cosa un po' romantica. Io nella vita faccio il dentista e quindi per me questo è un hobby che si sta trasformando in un secondo lavoro. C'è molta attinenza tra la ceratura nell'oreficeria e la ceratura in odontoiatria. Ho fatto tante, tante modellazioni in cera per i denti che quando ho iniziato a fare gioielleria la cosa è diventata molto semplice e quindi mi sono sbizzarrita con la mia creatività. E ci sono ovviamente tantissimi motivi, tantissimi riferimenti anche storici nei miei gioielli. E questo bracciale quest'anno è andato sul trendbook 2024-2025 di Vicenza Oro insieme all'associazione Officine di Talenti Preziosi. È una tecnica particolare, nata da scarti di cera, diciamo così, assemblati insieme. E ci sono altri riferimenti particolari, come per esempio la Torre Eiffel. Questo è un anello in argento con un quarzo rosa e quindi è una, diciamo, texture abbastanza complicata. Però, esatto, è una sfida quotidiana. Emanuela, lei mi fa capire, mi fa comprendere che ha declinato la sua professionalità e il suo utilizzo dei meccanismi, diciamo gli ingranaggi perfetti del fare i denti, dell'essere in qualche modo dentista, ai gioielli. Sì, ho unito l'utile al dilettevole, come si dice. E questo mi diverte molto, appunto, libero sfogo alla mia creatività. Anche se nell'odontoiatria un po' di creatività c'è, devo dirlo. Grazie. Prego.